Prego. Mi chiedevo che si prova a cominciare da riserva e diventare titolare. Ma per me quasi è normalità, perché parecchie stagioni che ho affrontato sono sempre partito come terzo o quarto centrale, poi durante la stagione ritagliarmi un posto, diciamo, un po' più importante. Questo, come ho sempre detto, grazie comunque al lavoro e alla dedizione che ci metto tutti i giorni. Quindi quest'anno eri il terzo? Sì, diciamo che dietro Valerio a inizio stagione e Lele ero sicuramente il terzo. Poi un po' gli infortuni dei miei compagni, qualche buona prestazione e, ripeto, il lavoro di tutti i giorni, mi sono ritagliato, diciamo, una parte un pochino più importante. Senti, è la tua stagione migliore, no? Guarda, ne parlavo l'altra volta, secondo me dopo quella di Cesena, dove ci siamo salvati quell'anno un po' critico, sai, col problema societario, tutto così, questa è una sicuramente delle mie stagioni migliori. Mai titolare? Scusami? Non sei mai stato titolare? In che senso, scusami? Al via del campionato? No, al via del campionato onestamente non sono mai partito titolare, forse l'unico anno è l'anno di Serie A in Francia, perché venivo appunto da una buona stagione a Cesena e quindi partivo, forse l'unica stagione è stata quella là. Quindi gli stimoli non ti sono mai mancati? No, anche perché non essendo, diciamo, un campione, bisogna che faccio forza su altre qualità, appunto l'impegno e la voglia di lavorare sempre, e anche quest'anno è andata così. E i capelli niente, forse solo fatto ornamentale. Sì, i capelli li ho avuti rasati e corti per 25 anni e dico, proviamo questo cambio, dai. Problemi con la fascia ancora ne hai, ricordo l'anno scorso. Mamma mia, no, adesso sono un pochino più lunghi, basta legarli. Senti, come si sente essere leader anche un po' per il pubblico? Perché abbiamo visto che ormai le tue ultime partite sono accompagnate da delle ovazioni, cioè è il sintomo del fatto che la piazza ha apprezzato l'impegno. Ma sicuramente, leader per me è una parola grossa, secondo me. Carismatico. Sì, magari carismatico, sì. Però questo mi fa piacere. I tifosi sono sempre quell'arma in più che noi possiamo utilizzare, visto la grande piazza che è Bari. Quello che chiedono loro, come tutti gli altri tifosi, credo, è sempre di metterci il massimo impegno, di onorare la maglia, e io è quello che provo a fare ogni volta che scendo in campo, appunto, con questi colori. Andando su Cesena, invece, nel secondo tempo cosa è successo? La squadra si è un po' abbassata, avete fatto forse il miglior primo tempo? Sì. Sì, ieri analizzando la partita anche col mister abbiamo visto che abbiamo disputato un grande primo tempo sotto il punto di vista del gioco, dell'aggressività e di parecchie cose. Secondo tempo, logicamente, giocando fuori casa contro una squadra forte, perché Cesena è una squadra forte e in un grande momento. E ci siamo abbassati perché loro sono venuti fuori e abbiamo smesso magari di giocare un pochino, però tutto sommato è stata una buona gara. Non solo te, ma anche Capradossi, entrambi non siete partiti titolari, ma adesso la lì al centro costituite sempre più delle certezze. Come ti spieghi questa evoluzione? Soprattutto com'è l'intesa? Ma guarda, l'intesa è ottima, anche perché io penso che come caratteristiche ci compensiamo. E ripeto, facciamo forza sul fatto di lavorare e migliorarci ogni giorno, e si vede che adesso, in questo momento, sta ripagando questa cosa. Dobbiamo continuare così, con la voglia appunto di migliorare le nostre lacune ogni giorno e niente. Tra l'altro c'è un
risultato particolare che con te e Capradossi sotto la gestione 41 il Bari non ha mai perso. Ma a dire la verità, vabbè, con la gestione 41 sì. C'è solo quei due eventi. Esatto. Esatto. E volevo chiederti invece se hai rivisto magari quel contatto che è stato... Sì, l'ho rivisto e... Guarda, sì, è stato chiacchierato, però io penso che in area i contatti, le tirate sono sempre, diciamo, tante. Quello che mi riservano a me quando, ad esempio, ci sono le palle inattive a favore nostro, io non ti sto neanche a raccontare, perché tra pugni, tirate, blocchi e robe dovrebbero fischiare 6-7 rigori a partita. Quindi ti ripeto, lì è stata una situazione dove ci siamo tirati insieme a discrezione dell'arbitro, non ha fischiato e tanto meglio. Però ti ripeto, poteva darlo, come no, perché in area è una guerra tutte le partite. Il bomber che non volesti incontrare? Secondo me in categoria i migliori davanti sono Antenucci e Caccia, secondo me sono lo stesso, vabbè, Pazzini. Penso che questi tre siano i top, però il quarto top ce l'abbiamo noi, quindi tanta roba. Quale dei tre? Secondo me adesso, senza nulla togliere agli altri, che hanno comunque fatto strabene fino adesso, ma Floro si vede che ha giocato sempre Serie A e in campo lo dimostra. Che la qualità è alta. Cosa abbiamo fatto? Poi è anche difficile da marcare, perché non è quello che una prima contro si muove molto. Sì, esatto, non dà mai un punto di... Esatto. Non stop perché non dà punti di riferimento. Esatto, magari ti porta a delle uscite forzate da parte delle difese avversarie, che appunto può creare spazio per altri... Avenatti, ci stai pensando? Certo, sì. Avenatti e l'attacco della Ternana, abbiamo subito incominciato a pensare dalle 6 di pomeriggio di sabato. Avrei anche tanti ex compagni. Sì, Marino in primis, sarà un piacere rivederlo, che Marino io l'ho vissuto un anno, l'anno scorso a pieno, e oltre che essere secondo me un ottimo giocatore, Marino è un grande uomo. E quindi mi farà piacere riabbracciarlo e salutarlo. Invece Monachello lo conosci bene, come movimenti l'hai marcato? Ma Gaetano, sì, diciamo che nonostante i suoi infortuni con noi ha fatto discretamente bene. È un giocatore importante, con qualità, quindi massimo rispetto e massima attenzione, e affronteremo, anzi lui ci affronterà sicuramente con... Da Avenatti o... Non lo so, però massima attenzione comunque a tutte e due, perché sono giocatori di qualità, di categoria. Ma che dovrebbe giocare a sinistra? Sì, lui è, essendo sinistro di più... Anche Avenatti comunque, mancino, non lo so. Ancora non abbiamo visto video. Sì, c'ero e abbiamo fatto 0-0. Avevamo creato anche. Non giocò Avenatti, perché entrò alla fine, gli ultimi 5 minuti, e giocò un altro. Esatto. E ti ripeto, bisogna fare attenzione, perché il campionato di B, lo sai meglio di me, è una giungla. Non bisogna mai dare niente per scontato. Bisogna considerare. Come fa la Juve? Sai, la Juve incontra il Cagliari, che diciamo è una zona di classifica diversa ad esempio dalla Roma, ma allo stesso modo. E noi dobbiamo avere quella mentalità lì, affrontare ad esempio la Ternana, che adesso è in una posizione di classifica un po'... Sì, è una posizione di classifica difficile, però ti ripeto, bisogna considerare come se affrontassimo il Frosinone, che è primo in classifica. Quindi... la concentrazione deve essere più che massima da parte nostra. Anche perché quando non si vince fuori, guai a casa. Sì, dobbiamo far fruttare il punto di Cesena, perché secondo me vincendo in casa sabato con la Ternana, quello che vogliamo, sono 5 punti in 2 partite, non 4.
quindi massima concentrazione senza tralasciare niente, nessun particolare, occhio a tutto, via. Senti, in zona gol hai intenzione di fare gol anche a qualcuno che non sia di attivo? Stai parlando di Juve, sei anche solo con l'Ascoli, in mezzo. Guarda, io dico sempre, l'importante è vincere, poi chi segna, segna, però magari qualche golettino in più mi piacerebbe farlo anche a me. Ogni tanto mi spingono... Dio buono. Ogni tanto mi spingo in avanti e devo essere più convinto delle mie qualità. E quindi mi dovrò allenare ancora di più su questo aspetto, come su tanti altri dove magari sono un pochino... dove pecco un pochino, via. Ci sei avuto una palla nel secondo tempo? Sei anche disperato perché hai trovato lo stop? Sì, esatto. Lì è stata una situazione dove... o la metti in mezzo, o se mi viene bene lo stop, ho anche la possibilità di calciare al volo o in porto o in mezzo. Lo stop è venuto un po' troppo lungo, quindi era meglio metterla in mezzo subito per un compagno. Qualcuno ti sta insegnando qualcosa in particolare di marcatura, visto, diciamo, guarda, lo dicevo l'altra volta, quando è arrivato il mister, il modo di difendere è cambiato parecchio, perché vuole tanta aggressività e vuole che corriamo in avanti, perché correndo in avanti si fa meno fatica, e sta trasmettendo appunto questa mentalità non solo a noi difensori ma a tutta la squadra, centrocampisti e anche gli stessi attaccanti, perché appunto la prima difesa parte appunto dagli attaccanti, e grazie secondo me a questi consigli stiamo facendo bene a livello appunto di squadra, perché se una squadra appunto piglia pochi gol è merito sicuramente di tutti quanti, e in primis del mister, perché ci ha inculcato questa mentalità diversa. Ci alleniamo tanto per questo, perché usciamo veramente dal campo sfatti. Tanto poi in Serie B una leva molto importante, soprattutto prima non prendere e poi... Sì, noi abbiamo fatto un patto col mister appena arrivato, noi dovevamo garantirgli lo 0-0, poi davanti ci pensa Ciccio, Ricky o Floro, Rajcevic, chi che sia. Con la che non manca. Esatto, adesso siamo veramente una rosa molto, molto forte. Visto il giorno, qualche augurio speciale da fare questo San Valentino? Ah, per me è sempre San Valentino, i miei bimbi... E mia moglie, per noi è sempre San Valentino. Va bene? Grazie. Grazie ragazzi. Grazie. Ciao.